Sono Luisa Messina Fajardo, insegno lingua, cultura e istituzione dei paesi di lingua spagnola presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Roma III. Mi occupo fondamentalmente dello studio di aspetti linguistici della lingua spagnola, in particolar modo dello studio della fraseologia e della perimiologia, sia di carattere generale sia di carattere settoriale, nello specifico dei linguaggi giuridico, amministrativo e anche del linguaggio politico. Il libro che desidero presentare è un mio libro recentemente pubblicato nella casa editrice Nuova Cultura, dal titolo Paremiografia, Paremiologia e Literatura. È un libro che studia nella prima parte l'oggetto di studio della paremiografia, cioè i repertori paremiografici, e l'oggetto di studio della paremiologia, cioè le paremie. Quindi si studiano i grandi repertori paremiografici in lingua spagnola, dai più antichi, come appunto il Semiloquium, le frane che dice Las abuelas tras el fuego, attribuito al Marqués de Santillana, libro de refranes y sentencias de Mosén Pedro Vallés, fórmulas adagiales latinas y españolas de Bustamante, refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez. Questo è un repertorio molto importante, pubblicato nel 1555, molto importante perché non per il numero di paremie che raccoglie, che ne raccoglie oltre 8.000, ma soprattutto è importante perché è considerato il primo repertorio paremiografico multilingue. Infatti raccoglie paremie non solo in spagnolo, ma anche in italiano, in francese, in catalano e in portoghese. Ricordo anche che in questa prima parte si studiano altri repertori, come appunto Teatro Universal de Proverbios de Orozco, Filosofia Vulgar de Mallara, anche questo è un repertorio importante, non tanto per il numero di paremie che raccoglie, perché di fatti ne raccoglie solo 1.000, ma soprattutto perché Mallara ha voluto studiare ogni paremia che raccoglieva, che ha raccolto, quindi definire la paremia, parlare dell'origine, no? della struttura e ha dato anche tante altre informazioni culturali molto importanti a riguardo, cioè, per ogni struttura che raccoglieva. Si studia anche un altro repertorio importante, che è quello di Gonzalo Correas, vocabulario dei refrani e frasi proverbiali, è quello più lungo, infatti è un corpus di oltre 27.000 paremie. Quindi in questa prima parte si studiano appunto questi repertori paremiografici, ma si studia appunto la paremia, no? Quindi si cerca di dare una definizione, di capire l'origine di queste strutture, le influenze che ricevono. A questo riguardo è importante, con l'importanza che ebbe l'antica Grecia per quanto riguarda la diffusione delle strutture di carattere sentenzioso, l'importanza di Aristotele, considerato appunto il padre della paremiologia. In un altro momento si studia la figura di Erasmo da Rotterdam, anche lui molto importante per quanto riguarda la diffusione dello studio delle paremie, in un momento trascendentale per la cultura spagnola. Quindi si studiano anche, appunto, come ho detto prima, le paremie, il significato, l'origine, e si studiano appunto anche non solo le strutture di carattere popolare, come i proverbi, le locuzioni proverbiali, le frasi proverbiali, i dialogismi, ma anche le strutture sentenziose di carattere colto, come appunto gli aforismi, gli apotegmi, e tante altre. Nella seconda parte del libro, invece, si studia l'uso che fanno gli scrittori spagnoli delle paremie, come inseriscono all'interno delle loro opere queste strutture di carattere sentenzioso e le funzioni che hanno in ogni discorso. Si studiano le paremie che contengono in opere come La Celestina, Don Quijote de la Mancha, La Dorotea de Lope de Vega e tante altre. Quindi pensiamo che questo libro sia un libro, diciamo così, molto utile, sia un libro importante, soprattutto tenendo conto della grande rilevanza che stanno discutendo gli studi paremiologici in questi ultimi anni. È un libro, diciamo, che con un pizzico d'orgoglio possiamo dire importante, utile, anche perché
libri di questa tipologia sono pochi. Difatti siamo coscienti che appunto del fatto che ci siamo mossi in un campo minato proprio dovuto alla scarsezza di studi di questo genere. Ecco, nonostante ciò pensiamo di aver fatto un buon lavoro e soprattutto ricordo che il libro offre un ingente apparato bibliografico molto utile per tutti gli studiosi che desiderano approfondire o trattare l'argomento.